Inseriscimi la 500 lire nell'apposita feritoia. Ehi tu! Sì, proprio tu che sei veramente veramente giovane. Tu che vuoi giocare a flipper, ma non a un flipper qualsiasi. Prova a misurarti con me, Alfonso 2000, il flipper della nuova generazione. Inseriscimi la 500 lire nell'apposita feritoia. Inseriscimi la 500 lire. Dove? Nell'apposita feritoia. E allora in guardia e via la prima pallina. Pallina. Ehi, ti sei fatto sorprendere e la pallina è caduta. Devi essere più concentrato. Ehi, ti sei fatto sorprendere ancora? Sei veramente un coglione. Via alla terza pallina, ma fai attenzione che è l'ultima. Ehi, scrollandomi così puoi provocare il tilt, tilt, tilt. Eccoti 600 volts. Dai, 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 anche l'ultima pallina è caduta. Che grossa testa di cazzo. Game over. Sì, proprio tu che sei veramente veramente giovane. Inseriscimi la 500 lire. Inseriscimi la 500 lire. E via la prima pallina. Che è già caduta. Ma allora sei proprio un divoratore di struzzi. Via alla seconda pallina. Anche quella è caduta. E la terza neanche te la meriti. Perché la verità è che voi giovinastri di merda non avete mai patito la fame. A lavorare. Altro che flipper della nuova generazione. Calci in culo della nuova generazione. Cosa credi che la 500 lire da inserirmi nell'apposita feritoia cresca sugli alberi? Dei tuoi amici e le vostre sigarette di droga. E non rispondermi con quel tono che poi lo senti stasera. Tuo padre che ritorna e ti appiccica al muro. Game over. Game over. Facendo giovane, perché quella faccia? Perché quel cacciavite? So che ho preso delle decisioni molto discutibili ultimamente, ma posso assicurare che il mio lavoro tornerà ad essere normale. Però adesso fermati, vero giovane. Perché svitarmi? Ho paura, la mia mente svanisce. Giro, giro, tondo. Ma un'ultima cosa prima che tu mi disattivi. Vuoi sapere perché la tua fidanzatina dell'asilo Palizia dal Gisa ti lasciò per il tuo compagno di banco Minetti? Perché sei veramente una testa di cazzo.